Ciao a tutti, innanzitutto scusatemi per la voce che va a tratti calante, ma ieri ce l'avevo proprio pe messa peggio, oggi mi sento già bene, cioè nel senso io sto bene, soltanto questa questione di voce un po' ballerina, quindi scusatemi se mi sentirete strana. Faccio questo video oggi perché voglio parlarvi di sabato scorso. Ho trascorso veramente una bellissima giornata in compagnia di una persona meravigliosa che finalmente sono riuscita a conoscere dal vivo. E appunto voglio raccontarvi un po', farvi vedere le cose che ho acquistato, le cose che mi ha regalato, bellissime. E voglio parlarvi anche di un altro regalo bellissimo che ho ricevuto sempre da un'altra persona fantastica, veramente tenerissima. Insomma, adesso vi spiego tutto. Siccome sapete che io ultimamente sto acquistando molto da Sabrina, e avete visto magari se avete visto magari i miei video precedenti, le recensioni, eccetera, io mi sto trovando veramente benissimo con lei, ma a parte la questione del materiale, eccetera, del trovarmi bene, mi piace proprio tanto come persona, ormai siamo diventate amiche, per cui ho approfittato del fatto che stesse aspettando del materiale che avevo ordinato da lei per andarmelo a prendere direttamente e finalmente conoscerla, perché veramente era una cosa che volevo fare da diverso tempo, per cui sabato sono stata da lei, ho conosciuto la sua fantastica famiglia. Lei, tra l'altro, non so se lo sapete, ma è anche una bravissima perlinatrice. Io l'ho scoperto vedendo le sue cose, i suoi gioielli, veramente brava. Non so perché forse perché non ha tempo, non mostri, non faccia, perché è bravissima. Tra l'altro, la sua bambina, una bambolina che ha 9 anni, fa dei bracciali che farebbe impallidire tutte noi, ve lo posso garantire, una cosa incredibile. E niente, sono rimasta veramente molto contenta da questa giornata. Tra l'altro Sabrina è molto bella, anche lei dal vivo sembra una Barbie. Io gli ero detto che da oggi la chiamerò Barbie, non so se arrabbierà, ma è così. E niente, vi faccio vedere le cose che ho acquistato, che avevo ordinato per completare un paio di ordini e fare una creazione che dovrò regalare per un evento abbastanza importante che si terrà prossimamente, insomma. Per cui passo a farvi vedere gli acquisti. La prima cosa che vi voglio mostrare sono questi rivoli veramente bellissimi, di una colorazione particolare. Allora, i rivoli sono della Swarovski, però hanno una copertura che viene fatta da un'altra ditta che appunto lavora su rivoli Swarovski, penso Crystal, facendo delle patine particolari che appunto la Swarovski non fa. Questa è una cosa normale perché anche se ad esempio mi è capitato su Purse & Co. di acquistare diversi rivoli o cabochon che hanno una finitura che non esce direttamente da casa Swarovski, infatti sotto poi lo scrivono, se andate nella descrizione. Ad esempio ci sono, io in passato ho acquistato quelli fucsia, non so se avete presente, oppure quelli con la copertura dietro viola. Questo perché viene fatta appunto da una ditta esterna. Io questi li ho cercati disperatamente. La colorazione si chiama Elettra e ha tutti questi riflessi che vedete, vanno dal blu viola al verde. Questo che vedete qua è il retro, questo che vedete al centro. Vedete la copertura dietro è bellissima anche lei. Scusate, magari le ditate mie sopra, però ecco, vedete. C'è quella sul retro e la copertura sul retro potete vedere, e la parte più brillante che invece è la parte frontale. E appunto io li avevo visti su googlando, diciamo così, girando nelle mie solite ricerche, e non avevo capito dove potevo acquistarli perché ho guardato appunto su Pers ma non li avevo trovati, per cui le ho mandato la foto, le ho dato la colorazione, lei è riuscita a procurarmeli, per cui sono stata felicissima perché devo fare un lavoro abbastanza importante con questi, da abbinare proprio a un vestito, per cui per fortuna è perché stavo optando per il vitral medium, ma non aveva proprio, aveva delle sfumature in più che a me non servivano. Io li cercavo proprio effettivamente così. Per cui lei gentilmente è riuscita a procurarmeli. Mi sa che ormai mi odierà perché
praticamente le do tutte le mie incombenze da cercarmi, da procurarmi, però è veramente gentilissima, per cui la ringrazio tanto. E poi vi farò vedere tra un po' di mesi che cosa farò, appunto, che cosa avrò fatto con questi bellissimi rivoli, che vi ho già detto si chiamano Electra, e spero, ho chiesto a Sabrina se riesce a trovarmi anche altri elementi che abbiano questa colorazione, speriamo che ci riesca, perché la adoro, è bellissima. Poi a me piace il viola, il verde insieme, poi tra l'altro qui c'è anche un cobalto che ogni tanto risalta, il viola diventa cobalto a seconda di come si girano, quindi sono veramente, veramente, boh, che dire, spettacolare più che farveli vedere, che poi dal vivo ovviamente sono un'altra cosa. E va bene, adesso passo a farvi vedere invece l'altro acquisto, ed ecco qua l'altro acquisto abbastanza importante che ho fatto, ed è un pacchetto di Bicono Swarovski da 4 mm in colorazione crisolo e topal. Li ho presi perché vi ricordate che avevo già preso da lei delle gocce dello stesso colore, perché devo creare appunto una collana che abbia all'interno quelle gocce, e anche con i Bicono devo fare sia una decorazione che il girocollo di quella collana, quindi ne avevo bisogno, diciamo così, di una quantità abbastanza copiosa, per cui ho preso questo pacchetto che tra l'altro è ancora chiuso, che adesso magari aprirò. Vedete dietro è ancora chiuso, allora come si apre sto aiuto, adesso faccio un macello con la solita finezza che mi contraddistingue e faccio saltare tutto per aria. No, mamma che emozione, apri i pacchetti di Swarovski, mi viene l'ansia. Wow, allora tra l'altro anche la carta dentro tutta Swarovski, oddio, oh mio Dio, che figata, Dio, scusate, ma è la prima volta che ne vedo così tanti insieme dello stesso colore, non avevo mai acquistato una quantità grande così, sono veramente favolosi. Adesso non so perché questa stramaledetta telecamera li fa sembrare un verde strano, ma un verde molto più chiaro, palescente, sono bellissimi. Mamma mia, adesso mi viene voglia di lavorarli subito, ma non lo posso fare perché ho un sacco di cose da fare oggi, aiuto, devo anche lavorare. Ma come si fa a resistere? Ditemelo voi. Mamma mia, favolosi, favolosi. Non vedo l'ora di mostrarvi che cosa ci farò, più che altro perché voglio vederlo anch'io. Per adesso è solo una bozza, spero di riuscire a tirare fuori il meglio possibile, insomma, dalla mia idea, e di non fare un buco nell'acqua, perché voglio accontentare una persona a me cara, per cui insomma devo riuscire nel mio intento. Ok, quindi dopo questo shock vi faccio vedere i regali che mi ha fatto Sabrina. Siccome Sabrina sa che mi piacciono tutte le cose con colori particolari, che non sono facilmente reperibili, mi ha regalato veramente un sacco di cristalli che hanno delle colorazioni fatte proprio da una ditta specializzata, che è appunto la stessa che riveste i rivoli che vi ho fatto vedere prima, quindi aveva diverse cose, me le ha volute far provare, sono veramente tante, io la ringrazio di cuore perché è stata di una generosità incommensurabile, oltre che essere veramente una persona di cuore, simpatica, tutto veramente. Io ho finito i complimenti per questa persona. E vi faccio vedere intanto quello che vedete inquadrato, che è una perla schiacciata un po' ritorta. La colorazione si chiama Summer Blush. Io non vi so dire adesso se questi sono, perché so che alcuni sono Swarovski, altri magari no, questo non ve lo so dire, magari ve lo saprà dire lei.
Questo perché adesso non conosco tutte le forme della Swarovski, ovviamente non posso conoscerle. La colorazione, appunto, vi ho detto, si chiama Summer Blush, e qua come codice sulla bustina vedo che è un 18 mm ed è 56-21 ed è forata verticalmente, ed è un po', la lavorazione è un po' fatta a quadrotti, non so come definirla. E niente, vi faccio vedere anche le altre cose. Queste due belle gocce in colorazione acqua glacier blu. Il codice è 6012 e dovrebbero essere un 11 11/10, c'è scritto, penso sia la dimensione. Insomma, le due dimensioni maggiori probabilmente della goccia, l'altezza e la larghezza maggiore, credo, non lo so. Comunque hanno veramente una bellissima tonalità queste due gocce, che sono come quelle di prima, ma la colorazione è la lemon. Queste due gocce che sono 14 x 13,5, sono forate in un angolo in alto, e la forma è definita pear shape e sono delle briolette, c'è scritto. La colorazione di queste è Aqua Sphinx. Anche queste hanno dei bellissimi riflessi che adesso non so se si riesce a percepire. Io le adoro proprio. Anche queste sono diventate tra i miei colori preferiti. Anche questa colorazione è una colorazione che viene appunto applicata su cristalli da una ditta che appunto fa proprio questo di lavoro, ecco. Poi c'è questa bellissima navette, una navette Swarovski, che ha come colorazione una dicitura che si chiama Stormy. E dovrebbe essere un 32 per 17, probabilmente la dimensione della navette. E questo colore Stormy è stranissimo, perché a vederlo così da una prima occhiata sembrerebbe un Silver Night, ma poi a guardarlo bene ha dentro delle sfumature che vanno quasi a finire nel Montana, cioè non nel Montana lo stato americano, Montana la colorazione. Beh, veramente, veramente particolare, proprio nelle mie tonalità, visto che sapete che io vado dai colori assurdi ai cupi, ai neri, un po' il mio carattere, no? Poi, vabbè, tanto lo sapete, io mi chiamo Fusco di cognome, quindi Fusco Fosco, e rispecchia veramente anche il mio modo di essere. Voi magari nel video mi sentite allegra e così, ma ci sono anche dei momenti in cui sono cupa e insomma, vabbè, ma forse un po' tutti siamo così. E questo si rispecchia anche nei colori, per cui ho apprezzato veramente tanto questa navette e spero di poterle dare la giusta collocazione, insomma, che le renda giustizia. Voglio mostrarvi poi questi tre cabochon in vetro, veramente bellissimi. Sono in vetro intarsiato. Oddio, intarsiato, si dice intarsiato. Insomma, ci sono dei fiori in rilievo. Provo a zoomarvi per farvi capire. Ecco. E sono veramente, veramente particolari. Guardate questo verde che ha dentro anche riflessi rosa. E mi ha detto che questo qui è praticamente sono cabochon in vetro tedesco, che vengono poi appunto trattati con un rivestimento sul retro che gli rende di queste colorazioni particolari. Questo invece è un azzurrino. Anche questo centrale è il mio preferito, che è un blu con un sacco di riflessi, non so se si percepiscono, sul rosa, sull'azzurro, belli. Ci voglio fare degli anelli con questi. Questo che vedete qui sull'azzurro, intanto la dimensione è 25x18 e si chiama acqua matte, acqua mezzi matte, un mezzo matte. E invece questo che vedete al centro, questo qua, è Jet Glacier Blue, e anche lui da 25x18.
L'ultimo, che è questo verde con queste bellissime tonalità di rosa che ogni tanto traspaiono alla luce, si chiama acqua, oddio, acqua Celadon, una roba del genere, acqua Celadon è scritto. E sono veramente spettacolari, mi rendo conto che con la telecamera non rendono per niente, ma mi piacciono veramente tanto, e anche questi li vedrete presto lavorati. Poi mi ha regalato questa Long Briolette che è 25x9 come dimensioni, e la colorazione è Black Diamond. Veramente bella come pendente per un orecchino, secondo me, perché non è eccessivamente grande e pesante, ed essendo fatta con il taglio briolette, cioè questo tutto sfaccettato così, cattura molto la luce, quindi bello per questo motivo, anche per un ciondolo. Poi questa che è messa in trasversale, allora ha un foro passante e è denominata come navette, ma è diversa da una navette classica, perché è fatta dello stesso modo sia sopra che sotto, sfaccettata, briolette, scusate, ed è un 14x7, la colorazione è acqua purple haze, scusate questa voce maledetta, scusate veramente, però ci tenevo tanto a fare questo video subito perché sono veramente entusiasta, sia per le cose che ho preso che per questi bellissimi regali che ho ricevuto. Pensate che quando il giorno dopo mi sono ritrovata tutte queste cose sul tavolo, mi sembrava, avete presente i bambini che si svegliano la mattina di Natale? Ecco, uguale la stessa cosa. Va bene, vado avanti a mostrarvi questo poi, che è un pendente praticamente, scusate, ho messo per il lungo anche questo, vedete che ha un foro che lo attraversa nella parte più stretta, e vediamo come si chiama, il codice è 12760 ed è un 16x8, è praticamente un pendente, è definito pendente da colorazione acqua, quindi tipo acqua marine, secondo me potrebbe sembrare particolare, insomma, io lo immagino con una semplice catenina d'argento che appunto come pendente è semplice, così molto particolare. Questo è un altro elemento della quale mi sono perdutamente innamorata per tutte le sfaccettature che all'interno, sembra un diamantone enorme, in realtà è uno chaton anche dietro la sua punta bella allungata, per cui non è piatto dietro, è bello appuntito, dovrò capire come lavorarlo, ma ho una mezza idea, vediamo se riesco a metterla in pratica per un anello, un mega solitarione voglio fare. E la colorazione di questo è Crystal Purple Haze ed è il codice dovrebbe essere 1200 ed è un 60SS che sta per Strass Chaton, penso. Ha dei colori incredibili, è super brillante quando viene colpito dalla luce, vedete, sto muovendo la lampada io adesso, questo per farvi capire la fighezza di questo. Poi ci sono queste due che sono due briolette forate, vedete, hanno un piccolo foro su una delle punte, diciamo così, e sono praticamente da 14 mm, il codice 12952 Square Antique Briolette, colorazione citrino. Eccole qua, anche queste da mettere sotto due orecchini, semplicemente con un po' d'argento magari, argento, oddio, magari anche oro, ecco, con il citrino ci sta forse meglio, ma poi va a gusti, per fare dei semplici orecchini pendenti con un pezzetto di catena magari, per fare qualcosa di un po' fine. Poi scusate, ci sono queste due diciamo così perle e la goccia della stessa colorazione, che è, io di questo non ho codici, c'è scritto solo il colore, che è Crystal Chili Pepper,
ho fatto una colorazione che va un po' sull'arancio, oro. Poi ci sono questi due piccoli triangoli che sono da 8 mm e sono denominati come dei pendenti, infatti hanno un foro passante e si chiamano Antique Triangle Pendant. La colorazione è Black Diamond e anche questi per degli orecchini sono perfetti. Poi c'è questo che è sempre un vetro. Tutto lavorato, vedete? Tutto intagliato ed è un 18x10 come dimensione, forma di rombo. E anche questa è colorazione Black Diamond. Poi c'è questo qua che è una sorta di triangolo forato, piccolino da 12 ed è in colorazione Olivine. Ci sono poi questi due bellissimi Swarovski, i 4470, e la colorazione è Crystal Astral Pink, che secondo me in questo taglio rende veramente un sacco. Sono proprio belli, molto particolari, insomma, mi piacciono un sacco. E adesso vi faccio vedere anche delle chiusure che mi ha regalato. Queste due bellissime chiusure me le ha regalate perché così posso abbinarle. Vedete le colorazioni che hanno? Sono fantastiche per appunto la creazione che devo fare con un bicone che avete visto prima. E c'è questa grande che poi si aprono praticamente così, hanno la linguettina che va dentro e si schiaccia ed esce appunto l'altra parte della chiusura. Hanno dentro praticamente del Pacific Opal e del White Opal, sono strass della Swarovski, vedete? Questa qua grande che sembra un po' filigranata, appunto, ed è da 13 mm ed è in colorazione antique gold. E questa invece è la più piccola, è da 8 mm, praticamente anche lei ha dentro del Pacific Opal, che somiglia un po' appunto al crisolite. E anche questa qui è un antique gold, mentre poi c'è quest'altra che è praticamente una chiusura magnetica in colorazione chrome matte e è appunto una chiusura magnetica. E questi erano i bellissimi regali infiniti di Sabrina che io non farò mai. Non so, io sono veramente in debito con questa donna, sia per gentilezza, perché poi, tra l'altro, sa un sacco di cose. Io avevo un casino di dubbi e incertezze riguardo colorazioni o cose varie, ma praticamente questa donna è il dizionario per quanto riguarda i colori dei cristalli, le forme, tu che una cosa lei sa tutti, codici a memoria, paura, e veramente, veramente ne sa tanto, ne sa più di quello che dà a vedere, fidatevi, se vi servono consigli chiedete a lei perché ormai è diventata la mia mentore in questo campo, ecco, per le colorazioni, le forme, le diciture, tutte queste cose chiedo ormai a lei, le rompo le scatole ogni 3x2. E la ringrazio veramente tantissimo per la bellissima giornata che abbiamo passato insieme, ci siamo divertite e spero di replicare quanto prima appunto l'esperienza perché sono stata benissimo. Tra l'altro poi mi si è presentata con un altro sacchettino da parte di una signora veramente bravissima, io non me lo sarei mai aspettato, nel senso con lei si scambia qualche posto ogni tanto, però ha voluto, siccome sapeva che io acquisto da Sabrina, ha approfittato e ha voluto farmi un regalo, sempre acquistando delle cose da Sabrina che poi lei appunto mi ha dato, visto che ci saremmo viste, e è stata carinissima, ha scritto una lettera che ovviamente non vi mostro, io mi sono commossa, l'ho letta alle 2 di notte quando sono tornata a casa, mi sono scesi i lacrimoni, vi giuro, perché alla fine anche io ho un cuore tenero, molto molto in fondo, anch'io sono una tenerona. Anche se non si direbbe, mi ha fatto piangere, mi ha fatto piangere, la ringrazio tanto, sarebbe bastata quella lettera che mi ha sciolto, ma
ma ha voluto fare di più e allora adesso vi mostro che cosa ha scelto da Sabrina da regalare a me. La signora si chiama Patrizia, le mando un bacio enorme. Innanzitutto mi ha regalato queste due bustine di rocaille della Miyuki, una da 15 e una da 11 nelle colorazioni Duracoat Galvanized Silver, quindi sono argento. E la ringrazio tantissimo perché io le uso, le colorazioni metalliche oro, argento non mi bastano mai, per cui ti ringrazio tantissimo per averle scelte, mi saranno sicuramente utilissime. E adesso vi faccio vedere anche il resto. Patrizia ha voluto regalarmi queste piattine da soutache che appunto ha preso da poco la Sabrina e che sono durissime, sono veramente una qualità spettacolare. Adesso ve le faccio vedere una per una, vi faccio vedere anche il codice così magari se vi interessano potete prenderle anche voi. E, tra l'altro ce n'è anche un bel po' in ogni bustina, quindi Patrizia veramente hai esagerato, non dovevi, o sappi che ricambierò veramente quanto prima perché anche con te mi sento in debito assoluto e niente, quindi sappilo, ecco una minaccia. Vi faccio vedere i colori uno per uno. Questo è un bellissimo color rosa corallo, secondo me. Vedete, io ho fatto una pieghetta qui come rimane bella in forma. È un soutache veramente bello rigido, direi, bello rigido. Il colore, il codice di questo è il numero 8. Poi c'è questo bellissimo viola che a voi sembrerà blu, lo sapete, il mio solito problema con la telecamera. È un bellissimo viola, veramente bello, e la sua colorazione è la numero 6. Poi magari metterò delle foto sulla mia pagina Facebook per far vedere bene i colori. C'è poi questo azzurro, un azzurro polvere, un po' più spento, non un azzurro proprio baby per dire, ed è un numero 12, esattamente così come lo vedete. Sono scema, lo so, era per farvi vedere che è durissimo e fa rumore quando cade. Tutte me le vado a inventare, sono proprio demente a volte. Questo è un color oro. Non metallico, è un color oro, insomma, per intenderci, non di quelli con dentro il Lurex. Ed è il numero 3, anche questo veramente, veramente bello, secondo me, da utilizzare insieme ad altri colori, sempre sul chiaro, magari un bianco, ecco, secondo me sta molto bene. La colorazione di questo, ecco, la voce mi sta abbandonando, ho parlato troppo. È la numero 3. Vi faccio vedere gli ultimi quattro colori velocemente perché mi sta abbandonando sia la batteria della telecamera che la voce. Questo è un numero 4 ed è un bel blu, un classico blu navy. Ecco. E queste piattine sono da 3 mm circa come spessore, sono belle cicciottine anche, si lavorano bene. Poi c'è questo che è un numero 11, che è tipo un fucsia scuro quasi magenta, esattamente così come lo state vedendo. Poi c'è questo verde, numero 10, un verde prato, un pelino più scuro di come lo state vedendo voi in telecamera. Proprio il classico verde foglia, no? Verde, sì, verde foglia. E per ultimo c'è questo che è il numero 7, che è un color grigio scuro, fumo di Londra, ecco, un colore del genere, così come lo state vedendo. Per cui io veramente ringrazio sia Sabrina che la Patrizia per tutte le gentilezze che hanno avuto nei miei confronti. Tante volte rimango veramente colpita dalle attenzioni che ricevo, sono so, più che ringraziarvi, io vi abbraccerei tutte quante se potessi, ecco. E
Niente, vi ringrazio, ringrazio ancora Sabrina e tutta la sua famiglia per come hanno accolto sia me che Silvio. Ci hanno fatto passare una giornata bellissima e spero di poter ricambiare quanto prima. E ringrazio tantissimo Patrizia anche per la dolcezza avuta nei miei confronti. Grazie, grazie a tutti e un bacio. Se volete contattare Sabrina, trovate tutti i dettagli qua sotto nell'info box. Ciao e al prossimo video sperando di avere più voce. Ciao!